Ciao, oggi voglio spiegarti perché i volumi non possono essere manipolati. I prezzi sì, ma i volumi non possono essere manipolati. Per farti capire, voglio farti un esempio molto semplice e molto chiaro. Immaginati aziende come BlackRock, come i fondi privati di Soros, che hanno miliardi in giacenze. Quando entrano e escono al mercato, spostano enormi capitali e non possono farlo immediatamente, di forza. Farebbero salire o crollare il mercato in modo repentino. Quindi hanno bisogno di tempo, ecco perché si dice che i mercati sono più laterali che direzionali. In questo tempo creano delle manipolazioni del prezzo, creando onde rialziste mentre loro stanno vendendo e creando onde ribassiste mentre loro stanno comprando. Quindi manipolano i prezzi, ma i flussi non possono essere manipolati. Il denaro che entra e che esce dal mercato non può essere manipolato. Quindi i volumi sono l'unico strumento efficace che permette di ottenere risultati costanti nel tempo. Il nostro trading si chiama ciclico volumetrico perché appoggia le sue fondamenta sugli strumenti che abbiamo inventato noi, di cui siamo proprietari, l'analisi ciclica, quindi proprio l'analisi dei flussi finanziari che entrano nel mercato, e il monitoraggio dei volumi. Le due cose assieme diventano uno strumento incredibile che permette di ottenere risultati costanti nel tempo, soprattutto di fare un trading solido. Io utilizzo il volume profile per fare questo, per analizzare i volumi, comprendere le figure che sono sul mercato e molte altre cose. Quindi partecipa al webinar di presentazione del Volume Master per capire di cosa si tratta e che vantaggi può portare al tuo trade. Clicca qui sotto, ti aspetto.